Stiamo uscendo da questo tunnel, è ancora lunga, ma stiamo uscendo da questo tunnel. Se responsabilmente inizieremo la fase 2, riusciremo ad accelerare la ripresa nella routine che abbiamo sempre voluto. C'è grande attesa per la ripartenza anche da parte dei dentisti e odontoiatri della nostra provincia, pronti a dare il via alla fase 2 nel rispetto di tutte quelle prescrizioni a tutela dei pazienti e del personale in grado di contrastare la diffusione del contagio. Dall'esplosione del coronavirus, questi medici hanno lavorato per le emergenze, mettendosi a disposizione di chiunque avesse bisogno di loro per interventi non prorogabili. Ma oggi il settore, come tanti altri, è nelle condizioni di ripartire, ovviamente, precisa il dottor Antonio Grimaldi, adottando tutte quelle misure a tutela della salute pubblica. Noi come attività dentistica, come attività odontoiatrica, non abbiamo mai interrotto la nostra attività. Noi ci siamo dati verso il 12, il 13 marzo una regola, abbiamo interrotto l'attività ordinaria per garantire solo ed esclusivamente le urgenze. Abbiamo evitato ai cittadini stessi di andare in pronto soccorso in caso di mal di denti. Serve grande serietà e l'impegno di tutti per contrastare la diffusione del virus. In questi giorni, come per tutte le altre categorie, si stanno tenendo delle riunioni e dei tavoli congiunti tra Ordine dei Medici con la Commissione Odontoiatrica, con le società scientifiche per redigere delle linee guida. Interverranno su due aspetti. Il primo aspetto è quello dell'area non aerosol, è l'area della sala d'attesa, della sala della reception, della segreteria. Noi adotteremo, come in tutte le altre attività, delle misure di prevenzione, come ad esempio un accesso molto limitato alla sala d'attesa, un accesso che deve essere contingentato con la stessa segretaria. Nella zona operativa, invece, al di fuori che gli operatori saranno vestiti e protetti in modo adeguato, si useranno delle misure precauzionali per evitare di creare tanto aerosol. Ma la cosa più importante è la sanificazione degli ambienti tra un paziente e l'altro. In questo momento qua è importante che ognuno di noi sia responsabile e che cioè il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavarsi spesso e volentieri le mani ha un valore ancora più importante di quello che normalmente ha.